Oggi la festa della polizia in questa bella kermesse che è l'Aurum di Pescara, una giornata di festa, di riflessione, con la polizia sempre al fianco dei cittadini, sempre in strada. La vicinanza alla gente e l'essere sempre vicino alle esigenze della cittadinanza. Come vedete dalle attività che stiamo ponendo in essere, non mi pare che ci siano particolari criticità se non quelle derivanti da situazioni assolutamente fisiologiche, e che per quanto riguarda Pescara posso dire di essere molto soddisfatto per i risultati raggiunti. Lei, da quando è arrivato a Pescara, da pochi mesi, ha subito deciso di impiegare ancora più uomini sulle strade, nei quartieri più a rischio della città? Compatibilmente con le esigenze del servizio d'ufficio, sì, perché la polizia non è solo controllo del territorio, è anche attività a servizio della gente negli uffici, quindi compatibilmente cerchiamo di fare l'uno e l'altro. Bellezza di Pescara che io ho la fortuna di avere tutti i reparti, quindi elicotteristi, il reparto prevenzione del crimine, cinofili, tutti. La cosa bella è questa. L'auspicio del questore di Pescara per il futuro qual è? Cercare sempre di migliorarci, cercare sempre di stare vicino alla gente, che non ci siano retaggi di sorta o diffidenze nel rivolgersi alla polizia, perché la polizia, ricordatevi, è sempre al servizio della gente.